Buonasera, buonasera alle nostre ospiti, buonasera a chi ci ascolta e ci guarda dai nostri canali social. Stasera siamo con la scrittrice Dunja Badniewicz che dialogherà con Alessandra Ivic. Dunja è autrice di due romanzi molto belli, a mio avviso, che ci raccontano molto di una situazione di un passato recente in una zona vicina a noi in Europa, che è la cosiddetta, tra virgolette, ex Jugoslavia. I due romanzi si intitolano Come le rane nell'acqua bollente, pubblicato nel 2019, e l'altro è L'isola nuda del 2020, entrambi editi dall'editore Bordeaux. Dunja occupa di traduzione e promozione in Italia della cultura e della letteratura serba, bosniaca e croata, cioè le tre realtà che sono emerse da un lungo, faticoso, doloroso, sanguinoso processo di dissoluzione appunto di quella che era la Repubblica Jugoslavia. E Ivic, invece, Alessandra Ivic, è una studiosa della cultura e della letteratura dei paesi, di questi stessi paesi, e con l'osservatorio Caucaso Transeuropa. L'isola nuda, che è il più recente dei due romanzi di cui parliamo stasera, è ambientato nel lager croato di Goli Otok, dove il padre del narrante, Sref, ha trascorso anni di confino perché contrario allo strappo del maresciallo Tito dall'Unione Sovietica. Partendo da questa condizione di limitazione, di orizzonti chiusi come possono essere quelli di un'isola peraltro nuda perché con poca vegetazione, quindi con uno scenario piuttosto desolato, che l'autrice riracconta, ripercorre e anche in qualche passo, io credo, interpreta la storia della sua famiglia, una famiglia emblematica della condizione di un paese federato. In cui essere serbo, croato, bosniaco aveva prima il senso di far parte di una convivenza possibile e poi non lo è stato più. In questo contesto, diciamo, il dialogo che ascolteremo stasera avrà molto a che fare con appunto una realtà che ci è molto vicina, ma che è spesso molto trascurata, dimenticata dei nostri anni più recenti. Ringrazio Ludovica Jaus che rende possibile questo collegamento e questo dialogo tra di noi. Vi ricordo che potete accedere al programma complessivo della rassegna che si intitola Feminism, quarta edizione della Fiera dell'Editoria delle Donne, e iscrivendovi al sito andando sul sito della rassegna troverete una possibilità di iscrivervi alla newsletter che vi renderà possibile l'accesso a tutte le notizie, i calendari, le iniziative e le informazioni che riguardano questa manifestazione. Allora, buon dialogo, buon ascolto, buona vista in questo nostro appuntamento. Buonasera a tutte le spettatrici e a tutti gli spettatori. È un piacere essere qua insieme a voi in questo spazio virtuale al quale ci siamo abituati nell'ultimo anno, quindi ci vediamo online, ma meglio così, perlomeno ci vediamo e sperando che a breve ci si possa rivedere in presenza. Ecco, per me è sempre un piacere rivedere Dunja Badniewicz, che è una
un'amica e che è una cara persona e che è sicuramente importante per molti di noi che vengono dalla Jugoslavia, come un, possiamo dire che è un testimone di una, della recente storia della, della Jugoslavia. Quindi parlare con Dunja è sempre una fonte di tanti spunti di riflessione, di tante storie, di tante cose, ed è sempre molto arricchente. Grazie a tutti per questa opportunità e ecco, speriamo di promuovere questi due libri in modo interessante, in modo che possano ecco, essere lo stimolo per una lettura. Dunja Baldnevic, come ha già detto Anna Maria, è una traduttrice e scrittrice di origine jugoslava, è nata a Belgrado, dagli anni 60 vive in Italia, quindi più di 50 anni che è cittadina italiana a tutti gli effetti, però la sua storia è molto legata alla storia della Jugoslavia e per cui anche il discorso della pubblicazione di due libri, di cui il primo, L'isola nuda, pubblicato ancora nel 2008 per Volati Polinieri, e poi ripubblicata e arricchita con alcune aggiunte, alcuni documenti, nel 2020 da Bordeaux Edizioni e anche Come le rane nell'acqua bollente, uscito nel 2019 per Bordeaux Edizioni di Roma. Questi sono due romanzi di matrice, diciamo, autobiografica, dove Dunja descrive e ripercorre gli episodi della sua vita e della vita di suo padre, a cui dedica il primo libro. Prima di dare la parola a Dunja, volevo solo dire l'importanza del lavoro di Dunja Baldnevic in Italia come traduttrice e come promotrice della letteratura jugoslava. Dunja ha lavorato per tanti anni come redattrice agli Editori Riuniti e ha tradotto tantissimi libri dei grandi scrittori jugoslavi, serbi, croati, bosniaci come Ivo Andrić, Danilo Kiš, Aleksandar Tišma, Branko Štepanović e molti altri. Adesso chiedo scusa se ho perso qualcuno, ma comunque ce lo dirà. E ha fatto conoscere questi autori ai lettori italiani. A un certo punto, all'inizio dei 2000, Dunja decide di scrivere un libro. Il libro si intitola L'isola nuda, che è il nome di un'isola nell'alto Adriatico, e questo libro è dedicato al padre di Dunja. Io infatti ecco, inizierei con questa domanda, chiedendo a Dunja come è nato questo progetto di scrittura dopo anni di traduzione, come, quando e perché si è deciso di scrivere questo libro, ecco, di iniziare con questa domanda. Dunja, devi mettere appunto. Non si sente, ho paura che... Ecco, brava, ottimo. Dunja, adesso ti sentiamo. Dico, probabilmente dopo aver tradotto molti libri e anche redatto molti libri, uno gli viene voglia anche di provare a scrivere qualcosa. Il primo libro, Isola Nuda, era un debito verso mio padre, perché molta parte del libro l'ha scritta lui, solo che nel periodo in cui lui l'ha scritta non poteva essere pubblicato, perché Isola Nuda era una specie di tabù da noi in Jugoslavia allora, perché lì erano internati tutti coloro che erano contrari alla scissione con l'Unione Sovietica. Voglio precisare che si trattava però di un delitto verbale che poi è stato annullato nella Jugoslavia, però in quel momento esisteva, bastava parlare, dire qualche cosa. Nel caso mio padre, lui ha detto molto apertamente le sue cose, però per finire su questa terribile isola, che veramente era un lager orrendo, e di cui ha scritto anche diverse cose Claudio Magris, bastava che qualcuno ti denunciasse, che dicesse lui ha detto una barzelletta contro Tito, contro il fatto che ci stacchiamo dall'Unione Sovietica, e si finiva sull'isola. Mio padre è finito sapendo quello che faceva, come l'ha saputo tutta la vita. Qualche volta, poco rispettosamente, ho detto che un po' ha collezionato le prigioni, perché mio padre è stato un nobile
di una cittadina nella Herzegovina che si chiama Pocitel. E la sua famiglia aveva praticamente tutte le terre fino al mare. Il padre di mio padre era un magistrato, uno dei 10 uomini più in vista in quel periodo, però mio padre è diventato comunista già da ragazzo, quando ha studiato nei studi a Zagabria, dove ha fatto anche lui legge, poi ha fatto anche lui magistrato. E si è iscritto nel Partito Comunista Jugoslavo e ha lavorato clandestinamente, difendendo nei processi sempre i comunisti. E così è finito anche in una delle, non prima, la seconda delle sue tante galere, che era il campo croato di concentramento che si chiamava Jasenovac, dove erano imprigionati soprattutto i comunisti, serbi e Rom. E dopo questa esperienza è riuscito in qualche modo a salvarsi e nel 1941, insieme a mia mamma, va a fare la guerra partigiana. Sono stati 4 anni nella guerra partigiana. Mia mamma, come partigiana semplice, ha fatto anche battaglia di Neretva con tifo. Mio padre accanto a Tito nel comando supremo. E quando è finita la guerra nel 1945, mio padre si è affrettato subito a regalare tutto quello che possedeva allo Stato jugoslavo, perché non doveva esistere la proprietà privata. E poi siamo andati, io avevo 6 giorni, in Egitto, dove lui era ambasciatore a Cairo per 4 paesi: Egitto, Siria, Libano e Palestina, che ancora allora esisteva. Dopo questa esperienza siamo rientrati a Belgrado, anche addirittura a Cairo mio padre cominciava a organizzare il Partito Comunista Egiziano, per cui non era molto ben visto ovviamente. E quando siamo rientrati a Belgrado nel 1948 era già successa la scissione dalla Russia. Lui voleva più che altro discutere, dibattere, capire. Non era tanto l'Unione Sovietica quanto era questa sua idea di comunismo internazionale, di tutti i paesi che dovevano diventare migliori, più equi per tutti i cittadini e così via. Erano i suoi ideali che ha combattuto, per i quali ha combattuto tutta la vita, sacrificando ovviamente la famiglia. Per cui poi lui va passa 4 anni su quest'isola dopo che, devo dire, l'hanno abbastanza aspettato che si ravvedesse, perché era anche un quadro che serviva al partito in quel periodo. Lui non ha rinunciato alle sue cose, è passato 4 anni in questa isola la prima volta. Dopodiché è tornato a casa, a mia mamma gli ha chiesto, dice, voi continuiamo una vita di famiglia o tu continui con le tue? Dice: no, per me i miei ideali sono più importanti di tutto. E allora mia mamma ha detto: allora ci lasciamo da buoni amici. Loro si sono lasciati, devo dire, sono rimasti amici tutta la vita. Lui poi si è risposato con una donna che era, a parte un po' simbolo di jugoslavo, perché era la sorella del forse più grande eroe nazionale che noi avevamo allora. E lei l'ha seguito in altre sue galere, perché lui poi è tornato un'altra volta, non all'Isola Nuda, ma a San Gregorio di fronte all'Isola Nuda, e ha continuato la sua odissea finché alla fine, per malattia, perché aveva preso anche diabete e così via, lei è riuscita contro la sua volontà in qualche modo a tirarlo fuori, e poi si è occupato, ha lavorato come avvocato fino alla morte. Io sono andata su quest'isola in varie riprese Ecco, perché, volevo chiedere questo. ecco, volevo vedere com'era e cosa potevo sentire stando lì, Infatti nel tuo essendo lì. libro ci sono, volevo dire proprio questo, nel tuo libro L'Isola Nuda ci sono questi due livelli, diciamo, in uno ci sono i documenti storici che sono le lettere e il diario, le pagine del diario di tuo papà. E ci sono anche i tuoi ricordi dell'infanzia, dell'infanzia in cui c'era questo papà che in realtà non c'era, mancava spesso per qualche motivo. E allora tutto questo tuo sentimento che avevi da bambina,
alla quale sicuramente il padre mancava, anche perché spesso nel libro tu parli del tuo bel rapporto che hai avuto con il padre e parli più di lui che rispetto alla mamma, diciamo, è il padre quello che ti consiglia i libri da leggere, che ti ascolta, che ti parla, che ti tranquillizza spesso quando tu non stai bene, eccetera, nei momenti in cui era vicino a te. Poi ci sono stati quei momenti lunghi, anni in cui lui non c'era e sicuramente questo ha influito in modo importante alla tua crescita, no? Poi il secondo livello del libro riguarda il tuo viaggio che hai deciso di fare e andare all'isola nuda e incontrare questi spazi, questo posto, tornare forse nel tempo e rivedere in qualche modo quello che tuo padre ha vissuto. Sì, sono stata 3-4 volte su questo, una volta addirittura con la Rai, dopo che questo libro ha vinto un premio, anzi 95 addirittura, e sono stata con la Rai, abbiamo visitato questi posti, e poi c'era un ragazzo giovane che ti portava con una specie di furgone in giro, e devo dire, era un'atmosfera particolare, ormai quest'isola non era più un carcere. E poi dopo essere diventata carcere dei politici era diventata un carcere per i criminali e poi dopo oggi non è più un carcere, non lo so che faranno di quest'isola, cioè, l'ho sentito una volta che addirittura pensavano di fare Club Mediterranee, che sarebbe stata una cosa orrenda, dico con tutte le isole che ha Croazia oggi, non credo che sia la più adatta per un progetto del Non genere. faranno un memorial center, qualcosa del genere, un Ma museo? sai, perché hanno anche ossa Un museo. che anche in Croazia di nascondere, dato che si trova nel territorio croato, ma non era un'isola che hanno inventato croati, ovviamente, e un po' non si parla, si cerca di passarci sopra su questa storia, ormai è diventata un'altra volta un oblio. C'è un scrittore jugoslavo, Dragoslav Mihailovic, che è stato su quest'isola, ha scritto moltissimi libri su quest'isola, dove appare anche mio padre. E lui aveva a un certo punto anche trovato questo ragazzo che lui probabilmente in qualche modo pagava e questo portava i turisti che poi non capivano molto perché erano tanti stranieri, non era molto, lo chiamavano Alcatraz jugoslavo, queste cose un po' così popolari. Ecco, se posso, Sì. posso fare una domanda. L'isola Nuda per noi jugoslavi fino agli anni 80 era quasi sconosciuta per quelli che ovviamente non avevano i rapporti stretti con le persone che erano ospiti, chiamiamoli così, dell'isola Nuda. La maggior parte della gente non sapeva dell'esistenza di questo posto, di questo lager, di questo inferno, diciamo. E invece all'Occidente se ne sapeva qualcosa che tu sappia? Ma sì, addirittura penso che la mia casa editrice negli anni all'inizio aveva pubblicato qualche cosa, però poi non se ne è parlato proprio più. Era una cosa che era dimenticata. Non lo so, come io quando l'ho vista una volta, non dal mare, ma dalla terra, rispetto, cioè sono stata dalla parte della costa croata. Da dove si vedeva l'isola? Devo dire che quando io immaginavo quest'isola mi sembrava lontanissima, sperduta nell'Adriatico, invisibile, invece era proprio davanti e la gente non la vedeva, come se non la volesse vedere. Era una cosa stranissima. Un'altra cosa strana è da quell'isola non è mai riuscito a scappare nessuno perché c'erano le correnti molto forti. Poi mio padre diceva che c'erano i gabbiani che lui non amava perché dice che erano molto voraci. E poi non c'è cimitero a quest'isola, nonostante sono morte molte persone. E una volta un pescatore di Arbe mi ha raccontato che quando l'isola non è stata più un carcere, erano andati lì perché pensavano che ci fossero molti pesci intorno, perché da molti anni non si sono messe reti da quelle parti e purtroppo hanno tirato fuori le ossa umane e non sono più tornati. E non È esiste una più. storia, sì, una storia tanto triste, un eufemismo direi, tanto forte, tanto che coinvolge quando si legge, è veramente una storia
che bisogna leggere, bisogna far leggere sia da noi sia qui in Italia. E, che cosa tu hai detto prima, che hai avuto anche diversi riconoscimenti per questo libro quando l'hai scritto. E io devo dire che c'è anche un veramente, nonostante fosse una cosa autobiografica, diciamo, nonostante, spesso si può cadere nel patetico o nel, non so, vittimismo, robe così. Nel tuo caso non ce n'è. Io sono veramente stata sono stupita da come hai scritto bene questo libro e come sei riuscita a mantenere una certa serenità, se posso dire, nel scrivere certe cose, che non si sente l'odio, non si sente rabbia, si sente proprio tristezza, sì, amarezza anche, ma sei pacata quando descrivi queste cose, se posso permettermi di dare questo giudizio. E quindi è forte, ma nello stesso tempo riesci come a perdonare le cose che sono capitate. Sia a tuo padre, perdonare sia a tuo padre che a quelli che l'hanno mandato. Sì, mio padre, diciamo che l'ho perdonato, però mi è mancata questa figura quando ero bambina, normale. Altre cose non le ho perdonato, però sono riuscita a vivere la mia vita all'infuori di questa storia. Ecco, e in questo secondo libro, dove poi ne parleremo, no? Io parlo con molta nostalgia di questo nostro sciagurato paese. Sono riuscita a vivere la mia vita all'infuori della vita delle disgrazie di mio padre. E in qualche modo quella vita lì era una bella vita, una vita normale, semplice, però una vita tranquilla, che oggi rimpiango tanto. Ecco, infatti, una delle parole che spesso ritrovo nel tuo libro, come le rane nell'acqua bollente, è nostalgia. Tu sei molto nostalgica nei confronti quindi del paese che non c'è più, e in tutta quella visione che forse la gente che ha costruito quel paese liberandolo dal nazifascismo, c'è stata una bella idea forse dietro, sicuramente, in cui molti di noi credevano, no? E che poi si è dissolta ed è praticamente sparita, non c'è quasi più niente. È la cosa triste, se posso dire, e spero che tu possa, ecco, rispondermi anche in questo, che oggi si riscrive la storia in tutti i paesi dell'ex Jugoslavia, in tutte le ex repubbliche, non c'è una memoria condivisa, è molto frammentata, e si riscrive, adesso si mettono sullo stesso piano quelli che ieri erano uno contro l'altro, no? Sì, a parte queste guerre, c'è ancora da scrivere la storia, cosa sono state, come sono state, perché sono venute fuori. Certamente, anzi sono sicura, sono state indotte da fuori, perché una volta morto Tito noi non eravamo scomodi, eravamo un paese abbastanza che andava abbastanza ben avanti, e un paese che aveva quello che dicevano una volta, era un socialismo dal volto umano rispetto agli altri paesi dell'est, e per questo non poteva essere un esempio per l'Occidente, per il capitalismo, e doveva scomparire. È stata indotta questa guerra per me, però ovviamente noi siamo stati anche bravi a rispondere. Bravi fra le virgolette, ovviamente, ci siamo abbastanza massacrati, e in questo periodo di questi massacri, non lo so come dire, però ecco, eravamo interessanti qui, e era il periodo in cui ho tradotto di più, perché tutti volevano sapere, vedere, conoscere. Mi dispiace che oggi un pochino è meno interessante, per valori che ancora e sicuramente avrà la letteratura nostra. Per quel che riguarda Jugoslavia, per me la cosa più tragica sono tutte queste persone, non solo mio padre, ma tutti quelli che sono morti nella guerra nazifascismo, gente giovane che ha dato l'unica vita che aveva per un paese che non esiste più. Ed è una cosa che non riesco a superare. Infatti tu anche nel libro scrivi che una volta andando in Jugoslavia in aereo ti sei scoppiato in lacrime,
vedendo la mappa della Jugoslavia, dicendo: ma come, questa non è la Jugoslavia? Era solo la Serbia, era ormai solo la Serbia, perché andavo a Belgrado e nell'aereo c'era questa nuova mappa. E la ragazza che stava seduta nel resto di me si era stupita, dice: ma perché? Ma dico questo? E dice: ma è così, è normale, è sempre stato così. Certo, lei era giovane, non poteva, però faceva male. Ecco, e Dunia, ci spieghi anche che cosa vuol dire il titolo del libro, Come le rane nell'acqua bollente? Eh sì, sempre legato a quei periodi. Io vivevo qui dal 66 e durante la guerra diverse volte sono andata a Belgrado, sono andata anche a manifestare contro la guerra e contro quello che succedeva in vari paesi confinanti, quello che è successo in Bosnia, a Srebrenica. Noi abbiamo fatto tante manifestazioni di cui qui non si è mai parlato, noi belgradesi, noi cittadini della Serbia, perché sì, non erano tutti d'accordo con Slobodan Milošević. C'era la protesta, c'erano le cose, però non si sentiva qua, non se ne parlava. E allora io quando venivo ogni volta ero sconcertata, ma è possibile, ma non è possibile. Allora una mia amica mi ha detto, dice: sai, tu sei come, noi siamo come le rane messe in acqua fredda, e piano piano ci hanno portato a bollire e piano piano ci adattavamo alla nuova realtà. Tu sei una rana buttata nell'acqua bollente e reagisci in questa maniera. Ecco perché quel titolo. Perché effettivamente, se pensi, tante cose si perdono nella vita, Alessandra, gli amici, i genitori, per forza delle cose, ma perdere un paese non è proprio così frequente. Non è massimo. Per questo tu hai coniato un termine che è apolitudine. Sì, è sentirsi soli e senza... Io vivo da 55 anni in Italia, e ho cittadinanza da quando mi sono sposata, dal primo giorno, però sono jugoslava. E quindi questo paese in qualche modo continua a vivere dentro le persone che sono ancora vive e che si ricordano di quello che era la Jugoslavia. E qui c'è una mia curiosità, volevo farti la domanda che riguarda proprio questo fatto che tu, nonostante tutto quello che è successo a tuo padre, hai continuato comunque ad amare e a desiderare che esistesse questo paese. E questi due libri in qualche modo sono complementari, ma tu descrivi la esperienza di tuo papà in un modo e poi descrivi la tua, che comunque è un altro... un'altra esperienza che è molto positiva, no? E quindi... Ma devo dire che le cose positive in quel periodo erano tante. Cioè, noi andavamo a scuole erano veramente di qualità. Erano scuole... Io tutto quello che so devo al mio liceo classico di Belgrado e alla mia facoltà di lettere comparate di Belgrado. Io poi ho fatto anche l'università a Roma e mi sono laureata, ma non è proprio paragonabile quello che noi studiavamo lì rispetto a qua. Poi, una volta finita l'università, era normale, era sicuro, si trovava lavoro nel campo che volevi, si trovava casa, la sanità era gratuita, si lavorava dalle 7 alle 2 di pomeriggio, non lo so, si aveva tempo per vivere, per studiare, per amare, per fare qualsiasi cosa. Per me era un mondo bello, per cui non posso dire perché mio padre ha fatto la sua scelta e io ho vissuto male. Non sarei bugiarda, non ho vissuto male in quel paese. Sì, e invece con il discorso della madre, la mamma è poco presente nel tuo libro, è quasi tutto dedicato al papà. Ma mia mamma, ti ho detto, durante la battaglia di Neretva ha avuto tifo, per cui aveva un po' di problemi. Quando l'hanno arrestato la prima volta mio padre, quando l'hanno portato sull'isola, mia mamma è stata molto male e ha fatto degli elettroshock. In quel periodo non erano
molto bene, non sono mai, ma comunque era una cosa molto dura. E in qualche modo si è assentata da noi. Io con lei ho avuto poco rapporto nella mia infanzia. Io avevo grande rapporto con mio nonno, suo padre, che Sì, per me credo. era tutto, mamma, papà, no, tutto. E mamma non tantissimo. Io mia mamma l'ho conosciuta quando sono diventata donna, quando mi sono sposata. Quando poi venivo a Belgrado e passavo tanto tempo con lei e lei veniva qui e passava tanto tempo con noi, praticamente ci siamo conosciute da adulte. Purtroppo, non solo non ho avuto papà, mi è mancata anche la mamma. E Però per adesso fortuna c'era questo meraviglioso nonno che in qualche modo ha poi scrivi, sopperito loro. sì, scrivi nel tuo libro, scrivi anche di Boja, che era la seconda moglie di E tuo padre, e la sorella di Ivo Lola Riber, che quindi anche lei è passata per vari, diciamo, è stata anche lei partigiana, comunista, eccetera, quindi no, appartiene, diciamo. lei non era partigiana, lei era loro, lei con la madre era nascosta perché dato Sì. che cercavano di trovare Lolo, che per i tedeschi era principale. A parte Tito, quello che dovevano far fuori, e alla fine sono riusciti. E loro si nascondevano a Srem, lo sai, la parte della Voivodina. C'erano queste stojenice che erano sotterranee dove si poteva nascondere, poi sopra si metteva della paglia e così. Lei è stata, si nascondeva lì con sua madre e. A un certo punto sono arrivati i tedeschi perché c'era qualcuno che si è innamorato di una ragazza che non lo voleva della casa dove loro erano ospitate e li ha denunciati e i tedeschi gli hanno ucciso la madre davanti. All'ultimo momento hanno detto no, no, lei la teniamo, lei po potrebbe andare nei campi di lavoro. Per cui lei ha perso in guerra la mamma e due fratelli. Però ecco, lei era la donna più serena che io ho conosciuto. Non ha raccontato tanto di questo, ci ha coinvolto in questa storia familiare moltissimo, però senza recriminare. No, no, i tedeschi non li poteva sentire. E quando andavamo al mare con mio padre, dopo tutti insieme, se lei sentiva in albergo tedesco, noi cambiamo albergo. Questo sì. Però all'infuori di questo viscerale odio contro i tedeschi, comprensibilissimo, lei era una donna calma, tranquilla, serena, che ci ha voluto veramente bene, non aveva figli. E anche mie figlie che erano, lei le considerava nipoti. Ecco, era una sostituzione per tanti anni di mamma. E io gli sono veramente grata per avermi dato quello che è riuscita a darmi in quel periodo. Certo. Ecco, adesso io farei qua, c'è una domanda che fa il professor Pierpaolo Faggi che chiede, scusate, oso fare una domanda da profano. Mi sembra che per le donne jugoslave, per quanto conosco, abbiano un rapporto con il padre più intenso, per esempio delle italiane. Cosa ne pensate? Ecco qua, sì. Ma io, per quanto mi riguarda, penso che dipenda dai padri. Non è una cosa nostra jugoslava, ci sono i padri molto presenti che in qualche modo ti influenzano, ti danno un qualche cosa, una guida. Mio padre, devo dire che io sono sua figlia prima, poi ho avuto anche un fratello, ma lui amava tanto le femmine. Mio padre ha sempre detto: io preferisco le femmine, per me la figlia femmina è un'altra cosa. Mio fratello invece ha avuto un buon rapporto con mamma, anche perché più giovane, poi mamma alla fine è riuscita a riprendersi e lui è stato bene con mamma. Ci Bene. sono un po' divisi i figli, non è una cosa bella, ma l'hanno fatto. Io ti farei una domanda che riguarda un po' la tua vita in Italia e il tuo rapporto con il Partito Comunista Italiano, di cui parli già dall'inizio del libro, come le rane all'alba bollente, parli di quello che è successo a Padova, quando Enrico Berlinguer fu colpito da un ictus, no?
sul palco di Palma e poi racconti la tua esperienza all'interno del Partito Comunista. Ecco, se vuoi dirci qualcosa su questo. Devo dire che dopo un certo periodo, dopo che sono nate mie figlie, dopo che ho finito l'università, dopo che lavoravo all'ambasciata come interprete, però era abbastanza stressante, alla fine sono riuscita, ho trovato un'altra volta una specie di mio paese in Partito Comunista Jugoslavo, scusa, italiano. E sono entrata in casa editrice, ho avuto fortuna di lavorare con grandissime personalità che mi hanno molto aiutato nel mio lavoro, come Lucio Lombardo Radice, Carlo Bernardini e tanti altri, Tullio De Mauro. E in questo mondo ho trovato un po' della nostra jugoslavità in qualche modo, perché la pensavano come si pensava da noi, era un mondo dove si combatteva per i diritti dei operai, delle persone che non avevano voce. E mi sono trovata molto bene. E durante invece i congressi o quando venivano le delegazioni jugoslave, la casa editrice mi prestava al partito, alle botteghe oscure, e ho fatto così l'interprete di Berlinguer in tutti gli incontri che ho avuto con la delegazione jugoslave. E devo dire, Sono stati dei belli incontri. erano Come belli incontri. venivano visti i comunisti jugoslavi dai comunisti italiani Erano all'epoca? rapporti allora molto amichevoli, molto, ed erano anche così coccolati come delegazione. Posso dire che dopo la delegazione sovietica erano quelli più considerati. E durante, questo lo racconto nel libro perché durante l'ultimo congresso, l'ottavo congresso a Milano, Berlinguer come solito chiudeva i congressi, c'erano tanti applausi, tanta approvazione, no? E poi c'era un piccolo cocktail, neanche tanto piccolo, per tutte le delegazioni. E allora lui è venuto dalla delegazione jugoslava, era molto come al solito ringraziato. Lui era una persona che ti ringraziava sempre per qualsiasi cosa, tipo ogni volta che lavoravi con lui ti diceva grazie, siete stati gentili, ma non solo a me, anche per esempio, in questi congressi lavoravano operai che prendevano le ferie dalle fabbriche o dai posti di lavoro per fare la vigilanza, per portare in giro, poi per portare delegazioni in macchina. Cioè, e lui poi ringraziava uno per uno, era veramente una cosa sentita. E allora uno di questi questi della delegazione jugoslava gli ha detto che il suo discorso era molto bello e emozionante. E io stavo per tradurre, non mi veniva la parola emozionante, che poi da noi più o meno si dice allo stesso modo. Ed era una cosa proprio, era fuori di me, e mi viene fuori, era divertente. E quando l'ho detto, l'ho capito subito quale cretinata ho detto, e poco rispettosa, fra l'altro. E stavo per dire: non ho sbagliato. A un certo punto lui si è messo a salterare, Berlinguer. Oh, meno male, mi ricordano sempre con la barba lunga, mi disegnano sempre con un uomo triste. Io non sono triste. Che bello che mi avete detto questa cosa. Una cosa, io uno accompagnatore del partito, dico, guarda, ho fatto una cosa assurda. Dice, ma lascia stare, vedi che l'hai fatto felice. Poi invece questa cosa è proseguita perché in un'intervista lui ha ricordato questo momento felice. E dato che effettivamente lui non era una persona triste, perché io qualche volta che sono stata all'ambasciata, alla cena, che c'era delegazione, invitavano ovviamente lui e io ero interprete. Raccontava barzellette, rideva, era una persona, no, Positiva. fantastica, positiva. Purtroppo con lui è finito anche il partito. Ecco, questa sarebbe stata la mia domanda adesso. Cosa dopo di lui, dopo da lui per quanto Dopo riguarda il di lui, partito? nulla, nulla. Quindi in qualche modo anche questo tuo secondo rifugio, diciamo, che hai trovato, sì, Sì, è finito. purtroppo. Un'altra Quindi. perdita. Dunia, io ho letto, in questi giorni mi è capitato di leggere un discorso di un'intervista con la,
tua con Claudio Magris, che tra l'altro tu hai anche tradotto in serbo, e lì c'è scritto che tra l'altro che italiani, c'erano degli italiani a Goliotto, italiani comunisti. Sì. Tu, ecco, italiani che magari sono stati in guerra contro Franco, in guerra contro il fascismo, poi sono venuti a vivere in Slavia. Soprattutto a un gruppo di monfalconesi. Sì. Che sono andati in Jugoslavia con l'entusiasmo di costruire un paese socialista e sono rimasti lì nei primi anni del dopoguerra, però in quel periodo tutto il mondo operaio era filosovietico, anche il Partito Comunista Italiano erano tutti, cioè sì. Era paese guida in quel momento. E quando è successa questa cosa di scissione, anche loro si sono pronunciati per l'Unione Sovietica, si trovavano in Jugoslavia, vicino al nord, soprattutto Fiume e quelle zone lì, e sono finiti anche loro all'Isola Nuda. Come dice Magri, sono stati nel momento sbagliato, al posto sbagliato, e si sono fatti quell'isola. Adesso penso che non c'è più vivo nessuno, ma c'erano diverse persone che ho sentito, non conosciuto direttamente, no, ma ho sentito... che poi sono venuti, e poi anche quando sono tornati, dato che Togliatti era ancora con l'Unione Sovietica, non potevano raccontare quello che è successo, per cui è stata una cosa... Ecco, triste. Quindi sono stati, diciamo, anche in Italia, dopo essere stati liberati dal Goliotto, e dal partito. In Italia hanno vissuto un altro calvario. Immaginazione, sì. E ci sarebbero tante altre domande da fare. Io vorrei chiederti se, non so, se sei riuscita in tutti questi anni, so che hai due figlie, e se sei riuscita a trasmettere a loro, a raccontare a loro tutto quello che hai vissuto in Jugoslavia e a spiegare loro com'era la Jugoslavia e se ci tengono ad andare a leggere. Sì, siamo andati sempre lì durante le vacanze, tutte le vacanze scolastiche, andavano con me al mare, con il periodo che io avevo le ferie, e poi rimanevano in Jugoslavia, per cui a Belgrado, per cui parlano tutte e due normalmente la lingua, la figlia più grande traduce insieme a me, Emanuela, e l'altra vive adesso in Germania, che non amava perché era molto legata a Bosch, e anche lei aveva questo rifiuto, però poi nella vita ti capitano le cose, e tutte e due si sono sposate con gli jugoslavi. Natasha con un giornalista serbo che lavora alla Veder di Colonia, e Emanuela era sposata con un ragazzo di Sarajevo che ha conosciuto durante le Olimpiadi, poi va bene, si sono separati, e ho due nipoti, e questo legame comunque... sono riuscita a perpetrarlo fin troppo. Magari sono un pochino meno tristi rispetto a me, mi dicono, mamma, bisogna che non ci pensi più a queste cose, è passato, vivi nel presente, non puoi pensare sempre come stavi bene allora. Questo sì. Vabbè, è un po' anche normale che tu ti senta così. Hai vissuto una parte della tua vita in Jugoslavia dove tu comunque stavi bene, come c'è scritto nel libro, come le rane nell'acqua bollente. E ti chiedo solo una cosa. L'Isola Nuda non è pubblicata in Jugoslavia, in Serbia, in Jugoslavia. Ma io ho proposto una volta, ma io penso che ci sono due motivi. Prima, come ho detto, Dragoslav Mihajlović ha scritto molto, anche se ha scritto in un altro modo, lui ha scritto più i saggi, come si può dire, ha analizzato il sistema, le persone che erano e così via. Non era un romanzo, cioè il mio era una cosa da parte di una bambina, come ho vissuto io l'isola. Lui ha scritto le cose diverse. E poi, come sai, la seconda parte, tutta la parte un po' nostalgia per il paese che non c'è, e forse questo a loro non interessa a Belgrado, in Jugoslavia, perché l'hanno vissuto anche loro, chi in un modo, chi nell'altro, chi invece oggi è contento che questo paese non ci sia, non lo so, anche se penso che questi paesi che sono nati da, come un giornalista li chiamava i mini appartamenti,
Dice, io avevo una casa, oggi c'è un mini appartamento, perché questi paesi tutto sommato, anche se io non devo dare giudizi politici, oggi contano molto poco. Jugoslavia era un serio paese. Ah, Jugoslavia, sì. tu dicevi vengo dalla Jugoslavia, io ho fatto un corso a Berkeley, tutti sapevano da dove arrivavo. Oggi penso che se dico vengo da Serbia, Bosnia, Croazia, Montenegro, Macedonia, Slovenia, e chi ne ha più ne metta, se continueranno ancora a dividerci. Molti non saprebbero di che parlo. Purtroppo oggi c'è questa, è molto accentuato questo discorso nazionalistico, c'è stato negli anni 90 e c'è ancora oggi, secondo me. Sei d'accordo? C'è tantissimo, è incomprensibile proprio. Cioè io posso anche capire alcune cose che esistono magari oggi in Bosnia perché hanno sofferto tanto in alcune parti. Posso capire, ho incontrato tante persone che durante quell'operazione Tempesta sono state cacciate i serbi dalla Croazia, che se poi Milosevic li portava tutti a sud di Serbia. Per esempio, c'era un momento in cui questa povera gente con i carri, che è stata cacciata via dalle proprie case, i contadini, si sono trovati sulla tangenziale di Belgrado e Milosevic non li faceva entrare a Belgrado perché era vergognoso quello che è successo per non farlo vedere. E c'era gente che gli portava da mangiare e da bere su questa tangenziale e poi sono spariti e poi l'abbiamo saputo che sono finiti nel sud di Serbia per popolare quelle zone. Gente che Molto popolate, sì, dove. non aveva vissuto da secoli in quelle zone croate perché erano chiamati ancora da Maria Teresa per i confini per custodire i confini con l'Austria dai turchi, per cui anche loro si sono trovati Per questo si capitati. chiamava Ucraina, sì. E sono tantissime cose che forse non si conoscono della nostra storia, non solo recente storia della Jugoslavia di Tito, come la chiamano, ma anche quella che precede a questa. Perché spesso a me capita di, spesso mi fanno domande come mai serbi in Croazia, oppure quando dici bosniaco devi dire bosniaco, serbo, croato, musulmano. Una volta forse non c'era bisogno di tutte queste spiegazioni, ma diciamo mediamente non si sa molto di questi percorsi storici che ci sono stati, che hanno poi portato ad. Ci sono stati degli incontri, ma anche degli scontri purtroppo in questi ultimi anni. E io vorrei anche dire che nel tuo libro c'è anche la parte del 99 dove tu descrivi anche le bombe sulla Serbia e che con questo finiscono le guerre del Novecento in Jugoslavia. Tu hai scritto anche di questo. Sì, perché durante questi bombardamenti sono stata alla RAI per 3 mesi, tutte le sere, per trasmettere quello che diceva la televisione di Belgrado. È capitato una volta che hanno abbattuto, se ti ricordi, quell'aereo invisibile, e io l'ho visto sul monitor mentre Sposini, allora era TG1, lui diceva telegiornale. Poi a un certo punto io ho detto a quello vicino a me, guardi che hanno abbattuto un aereo americano. E lui dice: ma no, non dire stupidaggini, non è possibile. Ha preso la cassetta, ha corso sopra, ha visto che era un aereo americano, è tornato e Sposini mi ha detto: dica lei, perché io non ho più tempo, lo dica lei direttamente. Io stavo per dire: abbiamo abbattuto. E l'unico momento che è stato abbattuto un aereo. E allora era uno scoop, perché poi mi hanno offerto champagne, dice, abbiamo fatto lo scoop come televisione italiana, perché era la prima notizia. E comunque, sai, io avevo lì ancora la mamma, mio fratello che ancora, vive ancora a Belgrado, e ogni tanto ci sentivamo, lui prendeva la cornetta e mi faceva sentire, dice, li senti gli aerei? Non era una cosa piacevole sapere che in ogni momento poteva cadere una bomba da qualche parte dove avevi le persone che amavi. E comunque, quello che se ne è sempre parlato poco e per cui nessuno ha risposto. Ha avuto da rispondere uranio impoverito. In quelle zone c'è tantissima incidenza di cancro dopo questi bombardamenti, che sono, per loro sono danni collaterali, non sono persone, sono danni collaterali.
Purtroppo per queste cose qua non risponderà nessuno, credo. Sì, Però adesso sono molto di io che. Mladic, giustamente, che è stato condannato. Giustamente, io gli auguro peggior carcere che ci possa essere dopo quello che è riuscito a fare e dopo quello che ha vergogna verso il popolo serbo, perché anche il popolo serbo ne risente di questi non lo so come chiamare questi criminali, però adesso si parla di Mladic, ma di colpe di Occidente rispetto a noi e tutto quello che hanno provocato non si parlerà mai perché i vincitori scrivono la storia. Noi siamo perdenti. Dai, ma io vorrei finire questo nostro incontro con qualcosa Di di. positivo e ottimista. Sì, diciamo che ecco, Lugna, ci sono tante persone che io ho incontrato da quando vivo qui in Italia, sono già 20 anni, le persone che provengono dai paesi dell'ex Jugoslavia e che mai avrei incontrato se non fossi venuta a vivere qua. E c'è sempre questa vicinanza, io direi. Cioè, molto spesso ci troviamo bene tra di noi e non è importante se uno di Spalato, uno di Sarajevo, uno di Belgrado, siamo sempre, cioè, la nostra gente, no? E in qualche modo, soprattutto la generazione un po' più, diciamo, la mia, la tua, eccetera, sente ancora questo bisogno di riunirsi ogni tanto in qualche modo, No, no, questo è bellissimo. rivivere. Anch'io ho conosciuto tantissime persone che sono di là e che non esiste di dove sei. E io non accetto neanche questa cosa ex, perché Jugoslavia non è, non si dice ex impero asburgico, si dice impero asburgico, anche Sì, se è era un vero. enorme impero. E quello era un paese che si chiamava Jugoslavia. E io non sono ex Jugoslava, io sono ancora Jugoslava. E comunque sì, questa cosa fra di noi, come anche con te, si crea subito qualche cosa, come se fosse un flusso interno, un qualche cosa che ci lega e spero ci legherà sempre. Ima nešto od srca do srca. Sì, da cuore a cuore. C'è un filo tra di noi che rimarrà. Finché siamo vivi noi, poi vediamo, speriamo che anche i nostri figli riusciranno a ricordare qualcosa di quello che abbiamo raccontato noi. E in questo senso penso sia molto importante il tuo lavoro, sia come scrittrice, che hai testimoniato quello che hai vissuto tu, che ha vissuto la tua famiglia, il tuo padre in primis. E sì, anche come traduttrice, io ecco, colgo sempre l'occasione, quando è possibile, di elogiare il lavoro delle traduttrici, dei traduttori che traducendo le opere letterarie dei nostri grandi scrittori, e non solo grandi, anche quelli nuovi e più giovani, eccetera, avvicinano la nostra cultura, il nostro paese. Agli italiani e che spesso leggendo i libri di Andrić, di Selimovic, di Kirsch, adesso Filippo l'insegnante Davide, Filippo Davide di ha pubblicato Bordeaux Edizioni Davide. e se Esatto, posso fare una esatto. piccola anteprima promozione, esiste un personaggio serbo che è nato in Croazia, che forse per me, dopo Leonardo da Vinci, è il più grande scienziato di tutti i tempi. Si chiama Nikola Tesla, ha inventato la luce, ha inventato l'elettricità e moltissime altre cose. Uno che ha stracciato non so quanti milioni di dollari che gli dava la banca Morgan, e ha detto: io se prendo i soldi non riesco a creare. Adesso ho sentito che ci sarà anche un film e comunque c'è uno scrittore serbo, Vladimir Pištalo, che ha scritto una bellissima biografia di Tesla e che Bordeaux Edizioni pubblicheranno alla fine dell'anno con traduzione di Emanuela Orazzi e Ah, ecco, speriamo, cioè non vediamo l'ora di vedere allora questo libro e di parlare anche di mia. questo libro. Spero veramente che la gente si renda conto che era quest'uomo. Ecco, benissimo, grazie, una bellissima notizia questa. E niente, Dunia, grazie. Invitiamo i nostri, chi ci ha seguito, di leggere i tuoi due libri, e L'isola nuda è come le rane nell'acqua bollente, di Posso farli informazioni. vedere? Ecco, questo è uno. Sì, non so se si vede.
questo è l'altro. Ecco, Bordeaux Edizioni, Bordeaux Edizioni. tutte e due, sì. E niente, ecco, ringraziamo tutti e vi invitiamo quindi a leggere i libri dei nostri scrittori, che sicuramente sapranno raccontarvi molto del nostro paese come l'ha fatto Dunia. Dunia, grazie mille, è sempre un piacere vederti, veramente. Anche per me, Grazie. grazie Sandra. E Ciao. spero di vederti presto in presenza e In di presenza. abbracciarti. Grazie a chi ci ha seguito e grazie a chi ci ha permesso di fare questa intervista. Alla Grazie, grazie. Arrivederci Assemblea Internazionale delle Donne. Grazie. a tutti. Grazie ancora, arrivederci.